Ben ritrovati in diretta dallo Stadio Olimpico di Torino, Juventus-Sampdoria, la seconda giornata del campionato di Serie A, partita delicatissima per una Juve battuta all'esordio. Semioli va a calciare sul secondo palo, c'è spazio per De Sena che gioca dentro, Cassano non trova la deviazione, a due passi da Storari, poi Pozzi tiene vivo il pallone. Profondità c'è Del Piero, la palla è per lui, Del Piero al limite, cerca spazio per il tiro, Del Piero! Deviazione, palla sul fondo, grande giocata di Alex Del Piero. Scivola Felipe Melo, perde un brutto pallone, rimpallo, manda in porta Pozzi, Pozzi tutto solo, Pozzi entra in area, Storari! Decisivo Storari, la Samp ha avuto un'occasione enorme per il vantaggio. Partito Cassano, palla arriva ancora con i tempi giusti, grande apertura di Angelo Palombo. Cassano, altra possibilità in uno contro uno, Coman e Pozzi dentro. Coman con la finta, Pozzi, la Samp in vantaggio al 36esimo, gran gol, Nicola Pozzi festeggia per la figlia appena nata. Io dico che semplicemente, guarda, il lancio di Palombo è stato al bacio, veramente millimetrico. Parte Del Piero, fuori d'un soffio, grande punizione di Alex Del Piero. Del Piero contro Lucchini, il cross sul secondo palo per Krasic che fa la sponda bene dentro Marchisio! 1-1, il pareggio della Juve, Claudio Marchisio! Resiste a Coman e allarga tutto per Krasic. Può andare in uno contro uno l'ex esterno del CSKA, Mosca, arriva al cross sotto porta, Curci e poi sulla linea, Pepe! Ha segnato Pepe, 2-1 Juve. Primo gol in bianco nero per Simone Pepe. Del Piero centralmente. Del Piero va con il destro. Il pallone sul fondo, un'altra splendida giocata di Alex Del Piero. Accelera Krasic che arriva sul pallone, salta Lucchini, sfonda centralmente Milos Krasic in area. Krasic! Curci salva e poi Quagliarella alto sulla traversa, occasione Juve. Palombo, attenzione, un gran tiratore, a spazio Palombo, va dentro da Cassano, palla geniale, Cassano, la palla finisce in porta, 2-2, Antonio Cassano, palla fantastica di Palombo. L'hanno inventato questo gol, hanno fatto uno scambio bellissimo, i due nazionali, guarda veramente, chapeau. Allarga il gioco su Pepe, Pepe in area, Pepe con il destro, il palo e poi Quagliarella, Quagliarella, 3-2, Juve, il primo gol in bianco nero di Fabio Quagliarella. E qui c'è un altro ingenuitante, il difensore, che non deve praticamente guardare semplicemente la palla, guarda la finta dell'avversario, è stato bravissimo Pepe a uscire, a tirare, prendere il palo, Quagliarella pronto per tappi finale. 3-2 il risultato. Samp che sicuramente può recriminare qualcosa, ma Samp che non si dà per vinta con Marilungo, il cross è buono, il colpo di testa di Pozzi, 3-3. Tutto solo, Pozzi va a segnare la sua doppietta. Sì, ma qui due centrali della Juve. Finisce qui, finisce 3-3 tra Juve e Samp. Una partita bellissima, piena di emozioni, piena di gol, piena di grandi giocate. È una giornata bellissima perché abbiamo portato a casa un punto che era duro a portare a casa, visto che abbiamo dovuto recuperare due volte la partita. E quindi niente, dedico alla mia bimba, alla mamma, e quindi oggi ci guardiamo a questa giornata.